Sì, grazie Presidente, mi permetto di rispondere al collega Maras. Facciamo fare il referendum, spendiamo i soldi per fare il referendum e poi vogliamo dire ai cittadini che l'importanza delle fusioni è al di sopra anche del valore del referendum, ma non facciamolo di subito il referendum, facciamo atti d'imperio, tanto vedo che non è che nessuno si vergogna qui a agire per atti d'imperio. Allora, secondo noi del Movimento 5 Stelle l'esito referendario è quanto mai chiaro. I due comuni con il voto democratico hanno fatto le rispettive scelte. Interpretare il risultato così come è uscito dalle urne, cioè calcolando il totale dei votanti di due comuni come se già fosse un comune unico, è una distorsione che affossa la rappresentanza democratica e mina la libera espressione delle singole realtà locali. Come Movimento 5 Stelle noi siamo favorevoli assolutamente che i comuni si fondano insieme e creino delle fusioni, ma attenzione! Ecco l'errore della politica per come si è distorta in questi ultimi decenni. Ancora una volta la volontà dei cittadini è elusa, tralasciata in secondo piano con una interpretazione menzognera. Ricordo che forse oggi avremo l'occasione di assistere, e non me lo auguro, ma probabilmente andremo in quella direzione, ad un atto di forza fatto dopo il referendum. Permettetemi che questa è una violenza inaudita. Siamo arrivati al punto di affermare, secondo i vostri calcoli, che il parere di 250 cittadini non contano niente. Sono pochi, sono tanti, sono tantissimi. Queste sono prove di allontanamento della democrazia? Mi faccio una domanda. Oggi sono 250, domani sono 500, poi 1000, 10.000, milioni. Un appello facciamo ad accettare la decisione dei cittadini, cioè non si cambiano le carte in tavola, giochi fatti, e come Movimento 5 Stelle ci adopereremo anche eventualmente per rivalutare in un secondo momento questa possibile fusione, andando a informare a tutto quel che saranno le positività e le migliorie che arriveranno dalla fusione. Però siamo contrari a questa proposta di legge e invitiamo a lasciar perdere questa strada che chiaramente riconducerà al discredito verso tutti i cittadini, quelli contrari ovviamente, ma anche quelli che favorevoli non vorranno essere complici di un'ingiustizia. Grazie.